cazzo hai ammazzato Ronaldo Jr. Andiamocene lì all'angolino e chiamiamo la Rockstar. Se arriviamo a 5000 like lui farà il video prank con la Rockstar dell'USA, dell'America. Come vedete stiamo chiamando Rockstar Games. Guardi, non so se gliel'hanno detto, ma questo non è un numero telefonico per l'asilo. Ok, lei conosce Ronaldo Junior? Non ho idea di chi sia questo Ronaldo Junior. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui è Gozzo e ben ritrovati su questo nuovo video diverso dal solito. Perché diverso dal solito? Perché abbiamo prima di tutto un nuovo ospite e come seconda cosa Ronaldo Junior, ragazzi, vero ma incredibile, chiamerà alla Rockstar. Quindi è un po' complicato, però adesso vi spiegheremo un po' la situazione. Ciao, io sono Francesco, il fratello di Anthony. Ma che cazzo di presentazione è? Devo dire. Dici, ah, io sono Francesco e questo è il suo fratello di Omega. No. Ok, allora ragazzi, come avrete capito, faremo questo video insieme a lui, dove vi avevo già spiegato una volta che nelle interviste doppie che avevamo fatto, lui aveva fatto la parte di Ronaldo Junior. Appunto, perciò, siccome lui ha interpretato la parte di Ronaldo Junior nell'intervista tra Ronaldo e Jasmine, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Junior, la voce di Ronaldo Junior, ragazzi, è stata fatta da lui, motivo per cui adesso chiameremo la Rockstar in una maniera un po' diversa e vedremo un po' che cosa faremo. Quindi, prima di tutto, faremo un piccolo gameplay su GTA perché è d'obbligo impersonificare Ronaldo Junior. Vi ricordo che a fine video saluto le ultime 5 notifiche di Instagram, quindi trovate il mio Instagram qui in descrizione e raccomando, passateci così potete essere salutati. Bravo, una cosa giusta. Come vedete adesso stiamo su GTA e indovinate un po' chi stiamo impersonificando. Ronaldo Junior. Esatto, perché adesso, come vi ho detto, Ronaldo Junior chiameremo. Sì, vabbè, hai buttato, hai distrutto il camion della Pepsi. Adesso impersonificheremo Ronaldo Junior e chiameremo appunto la Rockstar chiedendo non le solite cose, o meglio, sì, chiederemo le solite cose quando esce GTA 6 e tutto il resto. Però ovviamente la cosa bella è che parlerà prima di tutto lui, perché spiegherà un po' quando esce GTA 6. Ci sono anche altre domande abbastanza scomode, quindi vedremo, ragazzi, i tizi che stanno dall'altra parte del call center della Rockstar che cosa ci risponderanno. Vai, fai un po' il pazzo. Che cazzo hai ammazzato Ronaldo Junior? Oddio, non so come ha fatto a sopravvivere. Cioè, una persona normale sarebbe morto. Però siccome Ronaldo Junior, vedi quella ti sta guardando male, valla a picchiare. Valla a picchiare! Come ti fai? Con X e con cerchio la picchi. Picchiala! No! La signora obesa! Rincorri la signora obesa! Corri la signora, la signora obesa! Rincorri, fai il colpo segreto! Quadrato cerchio! Subito! No, è fatto a terra! Vabbè, dai, senti, prendi Ronaldo Junior. Andiamocene lì all'angolino e chiamiamo la Rockstar. Così è sicuro, ragazzi, che nessuno ci rompe. Sì, non nell'angolino, no, quei barboni. Vai dall'altra parte della strada, che ne so. Vedi, lì stanno dando un happy hour lì. Colpo segreto, quadrato cerchio, colpo segreto, mentre corri. Non picchiare le persone così, Ronaldo Junior, fermo! Dai, basta che dobbiamo chiamare. Ecco, ci hai provato, però è uscito male. È uscito molto male. Mettiti là, prendi il telefono. Vuoi prendere sto telefono come esattamente come ce l'ho io? Oddio, è caduto da solo. Beh, fermo. Adesso chiameremo la Rockstar. Quindi io prenderò il numero perché ce l'ho sul telefono, ce l'ho nei contatti. Ce l'ho Rockstar Games, vedete? Ce l'ho pure scritto qui per chi non ci crede. C'è scritto Rockstar Games 02. Insomma, è il numero della Rockstar, basta che andate sul sito e lo trovate. E attenzione, vero ma incredibile, c'ho anche il numero di Rockstar Games USA, che ragazzi sarebbe il numero sempre della Rockstar, però sarebbe quella del supporto tecnico inglese. Volendo potremmo anche farci una chiamata e ci posso parlare io in inglese. Quindi se questo video fa... Se arriviamo a 5000 like, lui farà il video prank con la Rockstar dell'USA, dell'America, esatto. Quindi sarà imperdibile già il fatto di dire hello, I'm Anthony and I'm calling from Italy, sarà qualcosa di assurdo. Quindi ragazzi, ora chiameremo la Rockstar innanzitutto da qui, vai ai contatti. Bene ragazzi, quindi come vedete Ronaldo Junior ha composto il numero della Rockstar Games, che è anche quello che ho io sul telefono,
Quindi ovviamente lui, essendo Ronaldo Junior nella mia serie a livello vocistico, a livello di voce, sarà lui a parlare con Rockstar, fiatevi che ci sarà da divertire. Quindi guardate il video fino alla fine, Dio, anche tu che dovete vedere. Sì, dovete vedere il video fino alla fine. Perché? Perché questo video è fantastico. Devi gridare, sennò non ti sento. Perché questo video è fantastico! Che ci siamo, ora chiameremo la Rockstar davanti ai vostri occhi, sia io che Ronaldo Junior. Ora fai quadrato, tu fai quadrato lì. Come vedete stiamo chiamando Rockstar Games, che vabbè, ora parte la chiamata, per cui Ronaldo Junior rimarrà così per non so quanto tempo. Sentiamo un po'. Stiamo reindirizzando la sua richiesta di assistenza al nostro portale per il supporto tecnico, in modo da poter trovare la più rapida soluzione per il suo problema. La preghiamo di visitare il sito web support.rockstargames.com, dove può richiedere assistenza con l'opzione di una risposta diretta da parte del vostro cliente, indicando il supporto tecnico Rockstar Games. Può inoltre verificare lo status del server, consultare la nostra sezione centro informazioni, porre domande alla nostra community e controllare lo stato delle sue richieste di assistenza. Grazie ancora per aver contattato il supporto Rockstar Games. Questo messaggio verrà ripetuto tra 30 secondi. Bene, quindi intanto che adesso ci risponderà qualcuno, ragazzi, Ronaldo Junior sta chiamando lì, lui ci sarà qui e parlerà con supporto Rockstar per questo GTA 6 benedetto e tutte le altre domande annesse ridicole. Ok ragazzi, ci siamo, sta per squillare, avvicinati, se no sì, poi sì. Non si sente. Ci siamo, attenzione, Rockstar Games sta per rispondere. Chissà quale debravato ci risponderà adesso. Perché dovrei parlare. No, non ti inceppare, sennò poi ci chiudono una chiamata in faccia che pensano sia uno scherzo. Cioè in realtà è uno scherzo, però vabbè. Buonasera, sono Francesco del supporto tecnico Rockstar, come posso aiutarla? Salve, buonasera, sono un ragazzino di 11 anni e mi chiamo Ronaldo Junior. Vorrei sapere sull'uscita di GTA 6. Guardi, non so se gliel'hanno detto, ma questo non è un numero telefonico per l'asilo, né tantomeno per fare richieste entrambe sul prossimo titolo di GTA. Tra l'altro questo è un recapito telefonico per il supporto. Se vuole contattare la Rockstar può farlo dal sito e inviare una richiesta tramite un ticket. È chiaro? No, la prego, può dirmi almeno quando uscirà e come sarà fatto? Allora, forse non ci siamo capiti. Vi ho detto che noi non accettiamo qualsiasi tipo di richiesta. Siamo solo un numero per il supporto dei server. Ma potrebbe dirmi se in GTA 6 ci sarà la vita reale da calciatore e da bambino? Senta, io non so cosa sia questa vita reale di cui lei parla. Non saprei, le ripeto, sono solo un call center, nulla di più. Posso aiutarlo in altro? Sì, a lei le piace la vita reale, appunto? Le ho già detto che io sono un semplice call center. Non posso saperle queste cose. Ho giocato una volta a GTA, ma i videogiochi non fanno per me. Ah, ok. Lei conosce Ronaldo Junior? Non ho idea di chi sia questo Ronaldo Junior. Ora, se non ho altre richieste, io la lascerei e proseguirei a rispondere ad altre chiamate. No, ancora un secondo. Quando uscirà GTA 6 secondo lei? Ma guardi, penso tra qualche anno, immagino, ma è la mia penso che è la mia previsione. Va bene, grazie di aver risposto alle mie domande. Eschere! Cazzo, ma sei scemo, non puoi rispondere così a questo. Cioè, sono stato costretto a chiudergli la chiamata in faccia. Non puoi rispondere al consenter e schere così a caso. Beh, vabbè, insomma, ragazzi, vi faccio capire un po' com'è stata la situazione. Abbiamo cercato di fare questo video qua dove abbiamo chiamato veramente alla Rockstar, l'abbiamo fatto vedere. Lui ha cercato ovviamente di rispondere, capitolo, è il tuo primo video che sì. Fai? È il suo primo video, quindi se ogni tanto si è inceppato. Comunque penso sia andato bene, anzi ti ha pure risposto garbatamente, perché ho visto che a un certo punto ti voleva proprio mandare. Non siamo all'asilo, ma. E quando ho detto non siamo all'asilo, vi giuro, mi è proprio venuto da ridere. Questo qua o stava girato di testa o non so che cosa. Comunque, ragazzi, ditemi voi se vi è piaciuto questo video, perché soprattutto è stato il suo primo video, quindi ti sei emozionato? Sì, un po'. Se sei emozionato un po', capitelo, perché comunque è il suo primo video, quindi se volete qualche altra cosa potete benissimo scrivere nei commenti e stare tranquilli senza alcun problema, perché ho detto il suo primo video, quindi capiamolo che dai, poverino, si è emozionato un po'. Comunque è stato bravo e ha fatto le domande giuste, più o meno le domande che ci eravamo preparati prima, perché ragazzi, quando stai di fronte
a qualcuno non puoi inventare. Vabbè, no, ha detto solo non siamo all'asilo. Forse perché si aspettava di trovare qualcuno che tipo gli rispondesse che avesse 11 anni. Poi ha detto chi è sto Ronaldo Giulio. Vabbè, comunque GTA 6 ragazzi non esiste, questa è solo una copertina falsa, che fa più che falsa, personalizzata, che ho fatto io con Ronaldo, Jasmine, Ronaldo Junior, lo Yacht 5000. E chiameremo la Rockstar America, chiamo io ragazzi e parleremo in inglese. Cerco di parlare in inglese e vediamo un po' cosa succederà con questa situazione qui, anche perché devo dire che non sarà il massimo. Che stai facendo con Ronaldo Junior? Mi ha guardato male quella. Povera obesa, non picchiare, non si picchiano le obese. Un bellissimo pollicione in su, un commentone. Iscrivetevi ovviamente al canale per non perdere i prossimi video mentre lui sta picchiando le obese. Lasciamo stare. E come promesso ragazzi, saluto le ultime 5 notifiche di Instagram. Saluto akparamidgmail.com, bellissimo nome, Necci Matteo, Marco Ferdico, Massimiao 1976 e Sciollo 238. Questi sono i 5 di oggi. Ronaldo Junior è morto perché l'hai fatto deidratare. Bravissimo. Quindi per questo video è tutto ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Grazie a tutti per la visione e ci becchiamo al video di domani. E vabbè, tu così.